primo tempo della International Championship Club, che anticipa l'inizio del campionato invernale. Si affrontano i Talebabatti contro i Ruggeri barra Capobianchi, ci è sembrato di capire. No, no, è vero, dalla dose di esperienza. Fatti un po' più dietro, scemo. Buona. Pallone per Giuliani, carica il destro, la respinta subito del portierone Talebabatto. Protagonista Bianca di un'ottima stagione con i Pinti, il portierone. Ora Fazioli poggia dietro per Van der Merre, perde il pallone verso Giuliani, l'uscita col pugno. Andrea, dove sei entrato? Sorbo prova ad andarsene, gliela strappa il giovane verso Borriello, dentro Borriello, ancora lui a rete. Scorse settimane triplette su triplette, giovane Borriello che trova dunque il vantaggio. Libera, bello lo stop col petto, se la porta avanti, si sente un po' Pjanic. Oggi in rete, la mette dentro per Sorbo, doppio miracolo di Giuliani, ma c'è il calcio di rigore. Giuliani vorrebbe picchiare Borriello e non farebbe nemmeno male. Calcio di rigore Talebabatti, possono trovare il pareggio ragazzi di Ribera. Fazioli sul pallone, fuori, clamoroso rigore fallito da Fazioli, si resta sul 1-0 per i Ruggeri. Giuliano in avanti, prova a cercare lui, Ribera lo ferma. Angolo, incredibile traversa colpita nel frattempo da Sorbo. Pallone dentro per Van der Merre con Fabiesco. Ancora Van der Merre, la botta! La parata ancora di Giuliani, forse ha trovato il suo nuovo ruolo. Meglio tra i pali. Mamma mia, questo è Paoletti. Carpi, pallone sul mancino, la finta di Carpi, doppia finta Carpi! Che gol di Vittorio Carpi, giocata da Luca Toni per lui. Bellissima la conclusione del pivot Talebabatti, che quindi trovano l'ul gol dell'1-1. Sorbo cerca l'imbeccata per Fazioli, ancora Fazioli dentro la scivolata, c'è il fallo favore. Adesso non lo so proprio, però viva l'onestà. Lauria dentro per Borriello, ancora buon Borriello a segnare il gol del parziale 2-1, nuovo vantaggio per i ragazzi di Ruggero che hanno rischiato di subire più volte il gol del vantaggio dalle Babatti, invece vanno loro sul 2-1. Al secondo il destro di Fazioli, ancora deviato, ragazzi. Ancora calcio d'angolo. Ma no, mi fa morire. Aspetta, fischio io. Che gol clamoroso di Giuliani. La rete del 3-1. C'ho l'occhio qua, vedi? Addirittura adesso doppio vantaggio per i Ruggeri. Rinvio lungo a cercare Sorbo, incredibilmente solo Sorbo, stop perfetto, conclusione di poco al lato, peccato, era un'ottima occasione, il mago Sorbo non ne ha saputo approfittare. Buona, tutte e due, sì, la vita tutte e due, l'avevamo detto. Tantissime volte, ma più cinica la squadra di Ruggero. Massimo due. Parte Carpi col destro, questa volta, come si suol dire in gergo calcistico, la zecca in porta. 3-2, accorciano i Talebabatti.
pallone sul destro per Giuliani. Angolo. Crocia il pallone, guadagna il calcio d'angolo. È subito a cercare Ribera. Sorbo chiama il pallone. Chiusura perfetta. Si chiude il primo tempo. Partita piena di gol. Taleb Abbatti sotto di una rete. 3-2. Secondo tempo tra giovani dei Taleb Abbatti, Ruggeri, 3-2 Ruggeri, vantaggio di una rete, per adesso decisivo Borriello, Fazzoli dentro per Sorbo, interviene Lauria, poi poggia Carpi, sai, prova Giuliani, prova a saltare, oh, angolo ragazzi, angolo, no. Sì. Pallone dentro, cercare Fazzoli, completamente solo Fazzioli. No, tutti e due si spingono, ragazzi, no. Giuliani fa partire il contropiede, 2 contro 1, libera a chiudere il diagonale, si stampa sul palo, portiere battuto, Giuliani recupera subito il pallone, mette dentro, però con la punta. Carpi vuole far ripartire la transizione dei suoi, ha visto Lauria completamente fuori dai pali, nemmeno malissimo la sua conclusione. Lauria, pallone dentro, Giuliani, lo stop di petto, ancora Giuliani, si gira col tacco, cosa salva Ribera, prima frittatona e poi ha rimediato sul lo stop, pallone rimasto in campo, poggia per Giuliani, verso Borriello, palla sul destro, Borriello, non riesce a incrociare col destro, si ubriaca da solo il mago. Ancora Sorbo, piazzato, parata, palo. Buona. Si riparte da Ruggero. Fazzioli gliela strappa in qualche modo. Libera, 2 contro 0, si allunga terribilmente il pallone. Ancora sbagliato il posto. Meglio di Van der Meer. La tiene in campo Van der Meer con l'esterno, perfetto! Per Fazzioli, Federico, 3-3. Il destro, Lauria si accentra, salta Ribera con un buon numero, ancora Lauria, la serpentina, Lauria! Che gol di Lauria! Salta mezza squadra, diagonale perfetto il suo, nuovo vantaggio Ruggeri, 4-3. Ciao, la terza gamba. Ti fa piacere questa cosa? No, ha detto lui. Dai! Sorbo, Sorbo non può sbagliare! Un bomber come lui, 4-4. Ci ha provato però. Subito il mago Sorbo a sbagliare la rete. Subito, è finita. Mi impiccano. Sorbo, 2 contro 0. Sorbo per Fazzioli, Sorbo. Ancora il mago Sorbo a trovare la rete. Vantaggio di una rete adesso. Per gli uomini di Carpi. Va a cagare. La squadra, l'altra squadra già c'è. No. Giuliani trova la rete in spaccata. Quasi un gol da circo per lui. Che però gli vale il 5-5. Partita bellissima. Fazzioli. Ancora Carpi. Se la ritrova sul destro. Fermato da Lauria. Può essere il contropiede. La tiene in campo Lauria. Lauria la mette dentro. A rimorchio arriva Borriello. Il miracolo del portiere. Poi Lauria dentro, Borriello lasciato terribilmente solo. E questo dovrebbe voler dire vittoria per i Ruggeri. Veramente allo scadere. Ecco. Finisce qui, vincono i ragazzi dei Ruggeri per 6-5.